Per quanto riguarda invece l'esistenza di Dio, no? Bisogna fare un'ulteriore distinzione. Alcune argomentazioni che lui propone sono basate sulle conoscenze, diciamo, scientifiche o presunte tali. Fossero anche veramente scientifiche, queste conoscenze in teoria sono tutte falsificabili. Questo vuol dire che nuove conoscenze scientifiche potrebbero invalidare l'argomento. Se volete, esempio terra-terra, le famose argomentazioni di Tommaso d'Aquino sul movimento e la causa del cosmo, ogni cosa è mossa da altro, eccetera, eccetera, e quindi ci deve essere una causa prima, si basava sulla cosmologia aristotelica. Invece Craig propone un'argomentazione diversa basata sulla cosmologia del Big Bang standard. Cioè, questo cosa vuol dire? Se cambi il modello cosmologico, devi poi argomentare diversamente. Questo vuol dire che, appunto, se trovassi un nuovo modello dell'universo, il Kalam dovrebbe essere o cancellato o riformulato. Ok? Queste argomentazioni non sono formulate come argumentum ad ignorantiam, no? Che consistono nel dire non lo sappiamo, quindi è stato Dio. Questo è il classico Dio tappabuchi, ma nella pratica lo è lo stesso, anche se non formula l'argomentazione in questo modo, perché fino ad ora noi sappiamo questo, ma potrebbero esserci migliori spiegazioni in futuro. Frank Turek no, direbbe, vabbè, questa è fede. E no, perché la scienza ogni tanto scopre cose nuove. Lo sappiamo già, non è come aspettarsi un miracolo. Ecco. Per chi non capisse, no, cosa intendo dire con, no, argomento ignorantiam, Dio tappabuchi, ecco. Immaginate un greco antico che dice Zeus causa la pioggia. Arriva uno scienziato che dice no, le nuvole causano la pioggia. Allora l'altro tizio risponde dicendo: vabbè, Zeus muove le nuvole che poi causano la pioggia. Allo scienziato dice: no, è sempre il vento, no? Non è Zeus. Allora il credente risponde dicendo: sì, però il vento chi lo spinge? E se possiamo andare avanti all'infinito così, ok? Non sappiamo chi è stato, questo è stato Dio. Craig invece di argomenta in modo un po' diverso, però alla fine il problema rimane. Lui dice: non dice non sappiamo chi spinge il vento, lui dice: la migliore spiegazione che abbiamo attualmente sul vento potrebbe dire, al posto di questo tizio qui in Grecia antica, potrebbe dire: guardate, la migliore spiegazione che abbiamo oggi sul vento è che sia stato Dio a muoverlo. Per dire, anche quindi, se non è formulato come argomento di ignoranza, nel senso stretto, e comunque la sostanza rimane la stessa. Quindi lui dice proprio così: effettivamente, sulla base di quello che sappiamo, non di su quello che non sappiamo, lui ti dice che il Big Bang, per esempio, il Big Bang è causato da Dio. E quindi lui deve criticare tutti così, tutte le alternative al Big Bang standard, che poi oramai, ma modello standard non so se qualcuno ancora ci crede. Ok, per esempio c'è il modello inflazionario che dice che il Big Bang non nasce dal nulla, ma nasce dal vuoto quantistico. Ok, poi ci sa che lui critichi queste cose, però il discorso è che a tutti i costi deve essere avere il modello oscillatore, scusate, il modello classico. Poi c'è anche un bel po' di problematiche, per esempio anche lui che tira in mezzo l'entropia. Vai a vedere come funziona l'entropia in fisica quantistica, c'è un bel po' di questioni. E poi lui stesso ha ammesso che se la teoria B del tempo fosse vera, cioè l'eternalismo, l'idea secondo cui il tempo è un'illusione, detto in modo semplificato, tutto il Kalam sarebbe da cestinare, anche se mo stanno tentando di aggiustare il Kalam nell'eventualità, no? Per assurdo, si dimostrasse che la teoria B del tempo fosse vera. Boh,
Diciamo che il problema grosso è questo del Big Bang, che noi non sappiamo cosa è successo al momento del Big Bang, no? Non sappiamo cosa è successo un istante dopo. E quindi tirar fuori delle conclusioni mi pare azzardato. Cioè, qui bisogna imparare a dire non lo so. Considerate comunque questo: fa 100 anni fa hanno teorizzato le onde gravitazionali, le hanno scoperte solamente mo'. E poi 50 anni fa hanno teorizzato il bosone di Higgs, l'hanno scoperto qualche anno fa. Insomma, il discorso non fra 100 anni non sappiamo cosa la scienza scoprirà. Davvero. Il problema simile è anche con il fine tuning, no? Non sappiamo se esiste davvero questo fine tuning. Diciamo che vedremo cosa la scienza dirà fra 100 anni al riguardo, ma a prescindere, l'argomento che sto ancora approfondendo, devo dire il vero. Più interessante è pensare al fine tuning affinché esista un universo piuttosto che un fine tuning per la vita, perché lì effettivamente se tiri fuori il caso sì, caso no, le cose anche se sono difficilissime casualmente possono comunque accadere, per quanto è difficile per noi crederci, no? Quindi tutto qui il problema. Il falsificazionismo ci dice che queste cose, anche se fossero vere, potrebbero già essere invalidate. Per questo io penso che siano più interessanti quegli argomenti che Craig propone, che non sono basati sulla scienza, che non possono neanche essere falsificati. Ok? Questo è il problema. Fare il tifo per una teoria scientifica finché non venga falsificata solo perché ti dà ragione, penso che non sia né un atteggiamento filosofico né un atteggiamento scientifico. Poi nel prossimo video, nella prossima parte del video, parleremo di quegli argomenti che prescindono la scienza e che secondo me sono ben più interessanti da studiare e da prendere in considerazione.